giù, dopo 2 anni, dicevamo prima, si ritorna a vedere un evento in modalità particolari, non c'è quella folla che ha sempre contraddistinto in positivo anche un luogo magico come quello di Sant'Angelo, che forse meriterebbe anche questo cantante Alex Britti che c'è stasera, però un ritorno alla normalità, seppur rispettando le regole. Sì, sicuramente, comunque già il piacere di vedere un palco montato, una platea dopo 2 anni, penso il settore più penalizzato in assoluto, perché bene o male tutti gli altri settori comunque hanno continuato a lavorare. Invece per quanto riguarda tutto quello che ha a che fare con la socializzazione e l'intrattenimento, invece è stato penalizzato. Quindi già vedere una platea, far lavorare tutto quello che c'è dietro al mondo dello spettacolo, perché poi l'evento non è solo l'artista, è tutto quello che c'è dietro, quindi parliamo dei fonici, dei tecnici, dei facchini, di chi monta le strutture, di chi progetta la comunicazione, cioè è un abisso, quindi è molto limitativo quando direi che solo gli artisti vengono penalizzati, perché ci sta, c'è tutto un settore che viene penalizzato, poi qualsiasi cosa è legata alla socializzazione comunque fa bene, perché l'intrattenimento, uno, è una parte fondamentale della vacanza, quindi del fare turismo, e noi abbiamo puntato in 2 anni, abbiamo fatto una crescita esponenziale per quanto riguarda il discorso del turismo a Sant'Angelo, penso l'abbiamo dimostrato, facciamo un cartellone di eventi, quasi 60 appuntamenti in 6 mesi, adesso 2 anni fermi, questo è il primo, diciamo, primo appuntamento della stagione, ma spero che sia il primo di una lunga serie, e vorremmo continuare anche nel periodo invernale, quindi speriamo bene. Poi comunque Alex Britti sicuramente uno dei chitarristi più il chitarrista italiano più famoso al mondo, quindi partiamo proprio con una guest star in assoluto e spero che sia di buon auspicio, ma non solo per quanto riguarda il settore dell'intrattenimento, ma la possibilità di allungare a stagionalità Ischia e il turismo. Ecco, come lo avete organizzato allora questo evento atipico rispetto a quello a cui eravate abituati? Vabbè, diciamo che le limitazioni legate praticamente a tutta la normativa, praticamente la possibilità a pochissime persone di partecipare, però spero che tutte le persone che comunque stanno frequentando il borgo, le persone che stanno nelle strutture ricettive, nei ristoranti e le cose, hanno comunque modo di godere di questo spettacolo. Abbiamo montato impianti un po' più grandi, appunto, di dare la possibilità di sentirlo in lunga gettata. Quindi cercheremo di accontentare più gente possibile. Purtroppo ci accontentiamo della possibilità che ci hanno offerto, ma l'importante è iniziare, cioè ripartire, riprendere praticamente a fare intrattenimento. Numeri limitati, Green Pass, temperatura, inizia una nuova era in attesa di un reale ritorno alla normalità. Credo che la convivenza, ci porterà a doverci abituare a questa, nuova regolamentazione. Voi siete pronti ad adattarvi? Sì, sicuramente sì, ci sono state anche delle proposte comunque di legge alternative che si dovrebbero attuare a breve, praticamente la possibilità comunque di riempire i teatri all'85% della capacità ricettiva, 100% per quanto riguarda tutti gli eventi all'aperto, quindi comunque la prospettiva di un rilancio, di una ripresa c'è sicuramente, quindi noi sì, siamo aperti, la voglia di lavorare, di divertirsi e cominciare, quindi questo è fondamentale.